In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti saluto. Dio non fa accadotorie, non sempre si lascia incantare da chi sa parlare meglio.
non sempre rispetto ai sospiri dignitosi dei poveri dà la precedenza al canto gregoriano che risuona nelle chiese, non sempre si fa sedurre dal profumo dell'incenso, più di quanto non si accorga del tanfo che sale dai sotterranei della storia. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero del tuo amore ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre dei tuoi fratelli, che le rivolgiamo inchini e censazioni in chiesa, ma ci manteniamo agli antipodi. Nella sua logica, l'abbiamo isolata, sia pure con tutti i riguardi che merita. Signore, tu che hai detto che il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero, aiutaci ad accoglierlo nella nostra storia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre. Gesù passa attraverso le strade scoscese di questa terra e quando arriva ai primi tornanti del Calvario non cerca deviazioni di comodo, ma si inerpica fino alla croce. Sì, la pace, prima del traguardo del cammino, e per giunta cammino in salita. Vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni, forse anche le sue soste. Signore, donaci di ripetere sempre con te, Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Santa Madre, Simeone mi benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di morti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Nessun linguaggio
linguaggio umano deve essere stato così pregnante come quello di Maria, fatto di monosillabi, veloci come un sì, o di sussurri, brevi come un fiato, o di abbandoni, totali come un amen, o di riverberi biblici, ricusciti dal filo di una sapienza antica, alimentata da fecondi silenzi. Maria, aiutaci perché nella verità di un sì, detto all'unico, ci sia un dolce vertice. Santa Madre, giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Stare con Gesù significa mettere il Vangelo al centro della nostra vita personale, comunitaria, lasciarsi contaminare inguaribilmente dall'speranza della risurrezione, affrontare le tribolazioni, il dolore, perfino la morte, sapendo che verranno giorni in cui non ci sarà né lutto né pianto e tutte le lacrime saranno asciugate dal volto dei uomini. Signore, quando ci sentiamo feriti nell'amore, fa che ricordiamo le tue parole. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Santa Madre, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti,
sul mio vestito getta con la salute. Chi sta nella tavola per l'Eucaristia deve deporre le vesti del tornoconto, del carico, dell'interesse personale per assumere la dignità della comunità. Deporre le vesti della ricchezza, del lusso, dello spreco, della mentalità borghese, per indossare la trasparenza della modestia, della semplicità e della leggerezza. Dobbiamo abbandonare i segni del potere per conservare il potere dei segni. Dacci, Signore, di divenire compagni di tutti coloro che rimangono indietro o sono scavalcati dagli altri. Santa Madre, Gesù diceva: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei Giudei. Non sfugge a nessuno che stiamo vivendo giorni in quali ci sembra di non dover vedere mai. Perfino adattarsi sulla rivoluzione della violenza si dà e non sfugge a nessuno che stiamo vivendo giorni in cui ci sembrava di non dover vivere mai. Perfino ad attardarsi sulla rivoluzione delle violenze si dà l'impressione di essere stancamente impediti. La situazione internazionale, gli eccidi, gli spettacoli della fame ci sfidano davanti agli occhi di una grondaia inconsumabile e si ha la tentazione di pensare a situazioni senza sbocco. La nostra coscienza morale esce schiacciata da queste tempere di dolore e teme il tempo del torbido. Il nostro animo si gonfia di turbamento, siamo presi nello sconforto. Metti in noi, Signore, la convinzione dell'amore infinito del perdono. Santa Madre, vuoi fare che regale del Signore siamo impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo con i santi benediciamo. Disse per adempiere la lettera della scrittura: o sete, vi era di un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela costarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Thank you.
da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono gli spazi circoscritti, tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da parte di Dio. La mia, la tua, le nostre croci sono provvisorie. Nel Duomo Vecchio di Molfetta, a Bari, c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sacrestia e vi ha posto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta mi è parsa provvidenzialmente ispirata. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, onore, tu che soffri. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi il calice amaro dell'abbandono. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che vengono i tuoi amici. Non angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi i tuoi progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare la mia barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusione a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti e tu sei rimasto sempre a terra. Coraggio, la tua croce è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essere piantata, non è zona residenziale. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come due paventi invalicabili, il tempo è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è il divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione della croce. C'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco, già una mano forata che si schioda dal legno, la tua. Coraggio. Mancano pochi istanti alle 3 del pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori virginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Gesù, aiutaci a vedere anche nelle nostre croci e nella stessa croce un mezzo per ricambiare il tuo amore. Santa Madre, che vi sono appesi.
Anche noi oggi siamo chiamati a un compito di portata storica, scegliere le catene eque. Scegliere le catene eque e togliere le cavi dal gioco, rimandare liberi gli oppressi. Signore, insegnaci a vedere oltre la croce e la gioia, oltre la morte la vita. Santa Madre, tieni sul campo la mano e allontana
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci fermiamo 10 minuti e poi vediamo cosa fa adesso.